Ti aspettiamo, Miriam, Miriam, ti eccoci. aspettiamo, eccoci. Ciao, ciao Miriam, ben arrivata. Miriam, posso chiederti, interpretando la giovane Oriana Fallaci, se hai trovato qualche punto in comune con lei, dei punti di contatto, e cosa invece hai trovato di molto distante? Vabbè, un personaggio è sempre qualcosa di diverso da te, quindi sono sempre degli altri panni da vestire, per cui sicuramente siamo diverse. Il suo metodo di lavoro molto preciso, molto quasi ossessivo che lei aveva, anche a me piace lavorare, buttarmi a capofitto nei progetti in cui credo, e la distanza, questa infelicità nella vita privata, questo dover essere sempre in guerra con qualcosa, qualcuno. Oriana è stata una grande intellettuale, una grande giornalista, una grande scrittrice che ha analizzato anche pagine buie della storia come la guerra in Medio Oriente. Ti auguri che una sua riscoperta possa aiutare i giovani ad analizzare anche oggi quello che viviamo oggi? Ma sì, io mi auguro che ci sia una riscoperta di Oriana Fallaci anche attraverso questa serie che racconta i suoi anni meno conosciuti, gli anni in cui lei si occupava di costume, di cinema, e lo faceva sempre con la sua penna tagliente. E dopo questa esperienza all'Europeo, a Hollywood e delle faccende private molto dolorose della sua vita, lei farà questo giro intorno al mondo raccontando la condizione femminile in questo libro che si chiama Il sesso inutile, che consiglio di rileggere, di recuperare. Senti, vai, vai. La festa, questa, la festa di Roma, ecco, che significato dai a questa festa e com'è per te essere qui? Oggi ho visto stamattina durante la conferenza stampa, passando nei corridoi, delle foto di dei film memorabili, di momenti eterni della città di Roma nel cinema, e tornare qui, io non vivo a Roma, ma tornare a Roma è sempre l'abbraccio del cinema, rivedere amici, è sempre molto emozionante, è una bellissima festa, sono molto felice di essere qui con questo progetto. Senti, il fatto di interpretare proprio Oriana Fallaci giovane, no? La parte che nessuno, diciamo, conosce, ti fa sentire un po' più responsabile, oppure ti rende felice di far conoscere appunto qualcosa che nessuno sa? Sai, a volte le storie da raccontare ti arrivano, e ti arrivano così come sono, e tu le prendi e ti butti. E io mi sono buttata a capofitto in questa storia, e credo che possa essere molto interessante riscoprire degli aspetti inediti di un grande personaggio del Novecento. Grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille. Ciao. Ciao, buonasera. Di questo racconto del perché la guerra è stata così importante nella sua vita, e perché lei ha passato tutta la sua vita fondamentalmente poi in guerra contro qualcosa o qualcuno. Quindi spero che faccia riscoprire in qualche modo Oriana. Una donna non si adegua mai, diciamo, di ambiente, anche al fallimento lo fa vedere come qualcosa di rischiato. Un'intervista, per esempio, a me riesce a fare un bell'articolo su un sistema di mediano, quello è stato il primo colpo di genio di Oriana, questa intervista a Marilyn. Ci ha messo 3 anni, ha cercata per 3 anni, non c'è riuscita, però da questa sconfitta, come dici tu, lei ne ha tratto una grandissima vittoria, perché questo prologo poi ai 7 peccati di Hollywood è un articolo che ha fatto il giro del mondo e l'ha resa una penna importante, per cui questo è già il punto di vista di Oriana Fallaci, che mette se stessa al centro della storia, cambia, il giornalista diventa il racconto in prima persona, come quell'umanesimo fiorentino di cui è sicuramente portavoce. Secondo te come combatterebbe le battaglie femministe di oggi, le battaglie per le donne di oggi? Quando i personaggi non ci sono più, queste domande sono sempre molto delicate, perché una grande intellettuale credo che sarebbe dovuta essere la sua voce a parlare in questo momento. Noi la facciamo rivivere anche attraverso le sue parole, le tante che ha scritto, basta rileggere i suoi libri per reinterpretare quello, perché la storia purtroppo si ripete. Personale, senti, come ti sei preparata a questo ruolo e che cosa ti ha dato? Mi ha dato tantissimo, leggendo e parlando con Edoardo Perazzi, che è il suo nipote, che mi ha aperto l'archivio privato di Oriana, ho avuto la fortuna di toccare i suoi scritti, leggere le sue cose, i suoi punti privati, e mi ha sicuramente dato molto, spero che dia molto anche al pubblico. Senti Miriam, uno degli episodi porta la tua firma, come è andata e se sogni un futuro da lettura? Ah, sul futuro sono sempre molto delicata e cauta, perché non si sa mai quello che la vita può portare, però sono contenta di aver firmato anche un episodio del progetto. Vedremo cosa succederà. Andiamo a fare.